Buongiorno e ben ritrovati qui nel canale di Vera TV per questo appuntamento con Vera Mattina, 2 ore insieme attraverso un percorso che gira per le province della regione con fatti di cronaca e di stretta attualità che vi racconteremo o sui quali insomma ci soffermeremo a commentare. Una mattinata ricca perché si parte già con un'aggressione nell'Alto Anconetano per poi parlare un po' di super bonus per quanto riguarda le zone terremotate, quello che è diventata una situazione che negli ultimi giorni sta insomma preoccupando molto chi si aspetta di poter dare una spinta alla ricostruzione dopo ben 8 anni dal terremoto del 2016. E poi ancora parleremo anche della riforma del codice della strada che insomma sta per essere valutata in governo, però ha ricevuto già l'approvazione della Camera, sicuramente anche Salvini, che è favorevole, fautore di queste, delle norme, del cambiamento delle norme, insomma vedremo come Parcaroli, invece il presidente della provincia di Macerata, ha commentato positivamente questo percorso. Poi ancora ci dirigeremo nella zona del Piceno per fatti di truffe agli anziani, ma lo faremo con appunto i collegamenti dalla zona di San Benedetto e di Ascoli Piceno per poi andare anche a Fermo a commentare un fatto gravissimo che è successo proprio in questi giorni, tra ieri e l'altro ieri, dove un altro cartellone era già successo in precedenza, l'argomento è diverso, è stato insomma oggetto di critiche, un cartellone pubblicitario che annuncia l'apertura di una gelateria, ma con l'ultima cena di Cristo è stato commentato, insomma verrà commentato, poi avremo il vescovo di Fermo, il vescovo Pennacchio che ci dirà insomma la sua opinione. E insomma tante sono appunto le notizie di cui parleremo, ma parleremo anche di altre risse che sono interessate nell'Anconetano, nel Maceratese anche, poi parleremo dell'omicidio Ilaria Maiorano, perché altra udienza ieri ha tenuto banco al Tribunale di Ancona, avremo l'avvocato ospite in studio e poi concluderemo la nostra giornata con un ospite in studio che ci parlerà di quella che è l'indirizzo, insomma, che sta prendendo la nostra Regione Marche dopo l'approvazione della legge proposta da Antonini, il nostro assessore regionale su Marche, terra di benessere. Insomma, è un filone che le Marche e molti altri consiglieri stanno cavalcando ed è stata approvata anche la proposta fatta dal consigliere regionale Marco Marinangeli su una sorta di istituzione di un documento, una sorta di, come chiamarlo, registro, ecco, non mi veniva la parola, registro di ricette marchigiane che è il primo in Italia. Quindi, insomma, sono tanti gli argomenti che tratteremo questa mattina, ma intanto, come anticipato, noi ci dirigiamo nell'Anconetano con il nostro Ciro Montanari che ci parla di una storia veramente brutta che è successa a Fabriano nelle ultime ore, negli ultimi 2 giorni, dove dopo una serata in un locale a Fabriano un ragazzo è stato pestato, un uomo anzi di 30 anni è stato pestato da una comitiva di giovani, 6 denunce. Andiamo da Ciro Montanari che ci racconta tutto nel dettaglio. Ben trovato e buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori di Vera Mattina. È davvero una brutta storia quella che sto per raccontarvi e per spiegare, insomma, nei dettagli, perché accade che un ragazzo di 30 anni trascorre una serata tranquillissima, cena in un ristorante e poi insieme alla propria comitiva, insieme ai propri amici, decide di andare in un altro locale, un locale da ballo, un locale di divertimento, dove anche lì vengono trascorse delle ore liete. Fin qui è nulla di particolare, se non per il fatto che a un certo punto vengono ad un'epoca brevi, piccole discussioni con un gruppo di ragazzotti dai 18 ai 22 anni che fanno dei pesanti apprezzamenti su una delle amiche del giovane, del trentenne. Fin lì, insomma, nulla di particolare, questi erano un po' alticci, cose che possono capitare, che però, insomma, si sono interrotte dopo pochi minuti, dopo anzi pochi istanti, con insomma, il ragazzo che se n'è andato e che ha lasciato perdere questa situazione.
Passa ancora del tempo e il ragazzo si reca in macchina per andare a prendere un pacchetto di sigarette e poi rientrare dentro il locale. E qui cosa succede? Succede l'incredibile, succede un agguato, perché questi sei ragazzi dai 18 ai 22 anni, su questo insomma mi soffermerei con un inciso veramente importante, dai 18 ai 22 anni che fanno una cosa del genere è veramente deplorevole, deplorevole per qualsiasi caso, ma insomma ragazzi così giovani è veramente una cosa incredibile. Tutti di fuori provincia, quindi tutti i residenti fuori dalla zona di Fabriano e fuori dalla provincia di Ancona, che cosa fanno? Aggrediscono il trentenne e prima di tutto riprendono il discorso iniziato in precedenza dentro il locale da ballo con dei pesanti apprezzamenti nei confronti di una sua amica, provocandolo, quindi lasciando che lui potesse reagire, potesse in qualche maniera dire qualcosa a riguardo per poter insomma intraprendere una discussione un pochettino più animata. L'uomo, il ragazzo, il trentenne reagisce relativamente, lascia perdere, ma questi lo prendono con un vero e proprio agguato, lo buttano a terra e lo cominciano a picchiare selvaggiamente. Una cosa indegna, una cosa incredibile, una cosa che al giorno d'oggi, nel 2024, sembra veramente assurda, eppure è successo a Fabriano. Questo ragazzo non sa come difendersi perché i sei lo picchiano selvaggiamente, lo riempono di botte, fino a che fortunatamente esce qualcuno dal locale da ballo, nota questa situazione, questo tafferuglio che si è verificato nel frattempo. Chiama i soccorsi, i ragazzi della banda scappano perché hanno paura ovviamente di essere identificati, di essere poi rintracciati da parte delle forze dell'ordine e si dileguano. La vittima, il trentenne, a terra, chiama il 112, spiega tutto e cerca insomma di far intervenire il più tempestivamente possibile le forze dell'ordine, la polizia che si reca sul posto. La polizia raccoglie le testimonianze e dopo un'attenta indagine in cui ha esaminato i video di sorveglianza individua i sei protagonisti che ora sono stati denunciati per lesioni aggravate. Ora attendono il provvedimento ovviamente di giustizia nei loro riguardi e dovranno spiegare molte cose. Insomma, il ragazzo poi alla fine se l'è cavata, è andato al pronto soccorso, non troppi giorni di prognosi, ma sicuramente una bruttissima, bruttissima storia, Daniela. Assolutamente una bruttissima storia, anche perché insomma riguarda dei giovanissimi, cioè dei appena maggiorenni dai 18 ai 22, come hai ben sottolineato, che cercavano soltanto il pretesto per poter dar sfogo a quella che era una serata che insomma era diventata molto eccitante, visto il supporto degli alcolici e diciamo lo stato di alterazione in cui versavano. Però fortunatamente sono stati individuati. Adesso si attende che il questore di Ancona decida le misure da intraprendere per ognuno di loro. Però speriamo Certo. che insomma questa cosa non passi, come sai, spesso ci si ritrova a commentare, no? Dopo episodi di questa inaudita violenza, che chi ha avuto la sorte peggiore si ritrova con una prognosi magari a volte riservata o, come in questo caso, fortunatamente di pochi giorni, ma con un pugno di mosche in mano e gli altri in fondo dopo una poco più che lavata di capo per alcuni casi, ma, o diciamo pene che non sono utili al miglioramento di quella che è un approccio alla vita da parte degli stessi. Insomma, veramente fa un po', a volte la comunità si sente un pochino abbandonata sotto questo aspetto. Quindi speriamo che il questore di Ancona sappia prendere adeguati provvedimenti, perché è atroce che dei ragazzi che sono in giro per andarsi a divertire, possano compiere atti di questo genere. La cosa hai detto bene, la cosa poi che fa ancora più effetto è oltre a, insomma, alla punizione che verrà data nei loro riguardi, è capire come si comporteranno i genitori di questi ragazzi. Perché insomma, ragazzi che hanno dai 18 ai 22 anni, in qualche maniera, dopo quello che hanno fatto, insomma, debbono cercare di essere inquadrati in una certa maniera. Al di là dei regolamenti italiani, al di là della legge, al di là di tutto quello che poi potrà essere deciso nei loro riguardi, c'è la famiglia che in qualche maniera deve intervenire, c'è La la famiglia che in qualche maniera discriminante, sì, deve. però la discriminante è che il fatto che siano maggiorenni, immagino che magari molti di loro abbiano sì la famiglia ovviamente alle spalle, ma che insomma forse poco riesca in questo senso, cioè qui
deve per forza intervenire la giustizia, anche perché insomma, evidentemente insomma, non sono riusciti ad intervenire prima, mi viene da dire, ma questi sono commenti personali e ovviamente non interferiscono con quello che è il percorso, ma di altro tenore invece lo vorrei ricordare, giusto perché ieri abbiamo dato la notizia, più volte abbiamo rimarcato il fatto che fosse una guerriglia urbana, una maxirissa che invece è avvenuta a Macerata, lo ricordiamo, sempre nel fine settimana, sempre con persone che erano anche alterate, magari dall'alcol, ma di altro genere si tratta, perché lì erano degli operai che stavano facendo un vero e proprio agguato a dei loro, diciamo, connazionali che lavoravano per un'altra azienda, quindi cioè, di altro genere si tratta, però purtroppo succedono e bisogna stare attenti. Il colonnello, il comandante provinciale della polizia di Macerata, dei carabinieri di Macerata, ha tenuto a sottolineare, in questo caso nel territorio maceratese, ma come sappiamo bene dal questore capocasa, dagli interventi che giornalmente predispone, insomma, il territorio è vigilato, tanto che anche ad Ancona, anzi a Fabriano, sono intervenuti subito e riuscendo ad intercettare tutti, quindi il territorio è sicuramente presidiato bene dalle forze dell'ordine. Su questo non c'è dubbio, anzi sono tanti casi, come ti ho ricordato, in cui veramente si ottengono dei riscontri molto molto importanti a riguardo, e su questo va veramente fatto un plauso alle forze dell'ordine, perché poi non è facile operare in simili circostanze, in simili situazioni. È vero che rispetto a una volta ci sono le telecamere di sorveglianza che danno un contributo essenziale, fondamentale per lo sviluppo delle indagini, però insomma poi la burocrazia e le leggi italiane sappiamo bene quante complicazioni fanno e quanto è difficile poter insomma, riuscire a intervenire senza dover calpestare situazioni pericolose e imbarazzate. Comunque veramente un plauso alle forze dell'ordine che fanno un lavoro straordinario tutti i giorni, tutto l'anno, in qualsiasi momento. Bene Ciro, io so che sei impegnatissimo questa mattina, noi tra l'altro ci sentiamo poi più tardi per un altro argomento che riguarda sempre la provincia di Ancona, ci spostiamo sulla costa dopo, quindi ci risentiamo più tardi, buon lavoro. Grazie, grazie, buona giornata. E da Fabriano adesso invece rimaniamo sempre, no, andiamo, perdonatemi, a provincia maceratese, dove per noi si è spostato ed è andato Sergio Cinquino. Due gli argomenti che tratteremo questa mattina con il collega Sergio Cinquino, appunto, come anticipavo in apertura, quella che è la questione del super bonus, che in questi giorni, tra ieri e l'altro ieri, se ne è parlato sui giornali tantissimo, perché è scoppiata questa questione. Il sabotaggio della ricostruzione, insomma, ci si aspetta e ci si attende che sia il commissario straordinario alla ricostruzione e riparazione sisma 2016, il senatore Guido Castelli, ma anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, diano delle spiegazioni al riguardo. E poi andremo a parlare della riforma del codice della strada, che ancora non ha preso il via, ma poi approfondiremo l'argomento. Intanto andiamo a parlare proprio della questione super bonus. Sergio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Daniele, buongiorno ai nostri telespettatori. È sicuramente un tema particolarmente spinoso, questo della ricostruzione e di quello che prevede la bozza, ricordiamo la bozza del Consiglio dei Ministri, che in sostanza elimina i privilegi per quella che, anche per i territori colpiti dal sisma, a proposito del famigerato super bonus che è andato via via estinguendosi a tutte le categorie per il poderoso sforzo fatto dal governo, ma in questo caso con il fatto che anche i territori colpiti dal sisma, in particolare quella del 2016, in questo caso per quel che riguarda le Marche, non andranno e non andrebbero più a beneficiare dello sconto in fattura, che è uno dei vantaggi economici che sono stati concessi insieme con la
la cessione del credito, dal super bonus, scomparirebbero, e questo chiaramente porta a una situazione di grande difficoltà. Ballano 30.000 case anche della ricostruzione, e le associazioni di categoria hanno fatto riferimento, come dicevi Daniela, hanno fatto riferimento al ruolo che in questo momento è fondamentale da parte del commissario della ricostruzione Guido Castelli, che anche nel corso di questa mattinata, nelle interviste con i quotidiani, si è subito messo al lavoro per cercare di appunto limitare gli effetti di quello che poi sarebbe un decreto legge che avrebbe tra altre cose effetti immediati, e vedere se ci sono anche dei margini, non solo nella formulazione del decreto, così come hanno avuto modo di dire anche i vertici della Lega regionale, ma anche se ci sia modo in qualche in situazione anche magari di rivedere i parametri. Sicuramente c'è una situazione di grande difficoltà in questo caso per chi ha affidato anche a questo provvedimento, quello che era stato emesso negli anni passati dal governo, le facilitazioni per il super bonus, che si sono poi ritrovate in difficoltà. Non mi riferisco soltanto ai territori e alle zone del cratere, ma anche a tanti cittadini che nel corso poi dei lavori hanno dovuto far fronte al cambiamento di legge. È stato definito un fulmine a ciel sereno anche dai deputati del PD e dai vertici del PD regionale, così come da parte dei 5 Stelle, ma soprattutto le associazioni di categoria sono ad essere preoccupate. I deputati del PD hanno anche proposto una interrogazione al Ministro dell'Economia Giorgetti per mettere subito il dito su questa piaga dolente, perché di piaga a questo punto si tratterebbe. Le zone del cratere hanno assoluto bisogno di un aiuto da parte del cosiddetto super bonus, perché altrimenti non ce la farebbero, e ci sarebbero tante tante persone costrette ad abbandonare le abitazioni o a non rientrare per niente, come invece si sperava potesse accadere con questi contributi, già con tutte le difficoltà del caso. Questo giusto per tracciare un panorama, dare una dimensione di quanto in effetti il problema a questo punto sia grande, non solo per le Marche ma anche per le altre regioni. L'Abruzzo, anche con il Presidente, ha chiesto al governo che almeno per il terremoto dell'Aquila possano essere fatte delle eccezioni, a maggior ragione in questa situazione con le Marche tirate in causa e con tantissime abitazioni che in questo momento, ripeto, hanno i proprietari che aspettano con ansia che accada qualcosa, perché davvero è in ballo la ricostruzione. Non è una situazione facile, ci sono tanti comuni del territorio, non solo del Maceratese, che necessitano di questi aiuti, e sicuramente qualcosa si farà. La Lega, dicevo, ha avuto modo di dire che si tratta di una bozza e che ancora è in via di definizione del decreto, e questo ci auguriamo. Eh sì, infatti appunto la Lega, attraverso una nota stampa della senatrice Giorgia Latini, ha proprio detto che è una bozza in fase di discussione, che hanno incontrato il ministro Giorgetti, però sicuramente ricordiamo che il super bonus è un'opportunità di grande ripartenza per tutte le regioni terremotate, come hai detto tu bene, sia anche per l'Abruzzo, ma ricordiamo che sono quattro: Marche, Abruzzo, Lazio, l'Umbria e il Lazio. E quindi
insomma sono tanti i territori interessati. E staremo a vedere con grande attenzione, tanto in questi giorni lo seguiremo veramente con una lente di ingrandimento, perché il timore è forte che possa non essere più un supporto per velocizzare la ricostruzione. Mentre adesso invece cambiamo proprio argomento e con Sergio, sempre con te, andiamo insomma a fare il punto della situazione su quella che è la riforma del codice della strada, che tanto ha alimentato polemiche da parte di chi insomma in questo periodo, ovviamente attraverso le forze politiche di opposizione, e, insomma, c'è tanto malessere e malumore riguardo gli argomenti, ma abbiamo incontrato anche diverse associazioni di categoria che non sono completamente a favore rispetto alle indicazioni, alle norme che sono state proposte e che sono in via di approvazione, e quindi c'è da capire bene. Mentre però il presidente della provincia di Macerata, nonché sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, invece mi sembra in linea con ovviamente il suo partito e quindi con Salvini, con la Lega, su quello che sta avvenendo. Sergio. Sì, anche questo è un provvedimento, in questo caso è passato alla Camera, adesso dovrebbe poi andare al Senato, una legge della quale si è parlato moltissimo nei mesi e negli anni scorsi, un cavallo di battaglia anche in questo caso del Vice Ministro Matteo Salvini, che in sostanza da tempo sosteneva che, per farla, per sintetizzare i provvedimenti i cosiddetti semafori intelligenti e gli autovelox dovrebbero essere usati soltanto nei casi estremi, quando servono il rallentamento della velocità, serve poi nella sostanza ad abbassare l'incidentalità e salvare così anche delle vite umane, non per fare cassa. Questo è un provvedimento che è stato richiesto anche a gran voce da tantissimi cittadini, che si sono visti arrivare multe pesanti anche per infrazioni leggere. Ricordiamo che negli autovelox basta superare di poco la prima linea di confine per vedersi recapitare una multa, oppure tornare indietro e magari ripartire e prenderne addirittura due. È una serie di situazioni che in tanti comuni italiani, e anche in questo caso del centro Italia, hanno portato anche un po' alla esasperazione. Eccoci, allora rientriamo in studio, piccolo problema, ma intanto vi diciamo questo, che insomma questa la proposta di legge sta ricevendo, insomma, ha ricevuto la prima approvazione, ci si attende una seconda lettura. Vi diciamo che la possibilità che possa essere approvata per l'estate potrebbe essere concreta. Intanto ci dicono anche dai giornali che il codice della strada, ok dalla Camera, fra le polemiche soprattutto da parte dei parenti delle vittime, perché una giornata poco tempo fa, quando uscì la notizia, insomma, i parenti delle vittime si dichiararono completamente sfavorevoli, dicendo giornata triste, mentre Salvini è soddisfatto. Ancora se ne discute e quindi attendiamo quello che è il responso su quello che insomma sarà che condizionerà un po' la vita di tutti noi automobilisti. Nel frattempo abbiamo perso il nostro collega Sergio Cinquino, che ringrazio e saluto, siamo al termine del collegamento, noi ci fermiamo solo qualche momento per la pubblicità, ma rientriamo in onda tra poco con nuovi argomenti e ovviamente altri collegamenti. State con noi a Vera Mattina.
Gli argomenti dai territori, abbiamo insomma parlato in apertura di giornata di una rissa a Fabriano, ma soprattutto di altri due argomenti con il nostro collega Sergio Cinquino che ci interessano molto da vicino. Uno è il super bonus che potrebbe intralciare la ricostruzione, il blocco del super bonus. Staremo a sentire in queste ore le dichiarazioni poi del commissario Castelli come anche del presidente Francesco Acquaroli, secondo le indicazioni che arriveranno dal governo, e poi anche la riforma del codice della strada. Ma adesso invece ci dirigiamo nella provincia di Ascoli Piceno e abbiamo, reduce dalla rassegna stampa, la nostra collega Rossella Luciani che invece ci fa il punto della situazione delle truffe sul territorio. Buongiorno, buongiorno Rossella. Buongiorno Daniela, a te e ai telespettatori. Purtroppo, come dicevi, sfogliando i quotidiani di oggi ci sono diverse notizie che riguardano truffe, specialmente a soggetti fragili, perché sono questi quelli più bersagliati dai malfattori, in particolare anziani e in un caso anche disabili. Iniziamo proprio da Folignano, dove i carabinieri hanno arrestato un 38enne napoletano che si era finto maresciallo, appunto, riuscendo a rubare 50.000 euro in contanti a una famiglia in cui c'era un figlio disabile che in quel momento si trovava da solo in casa. Il ragazzo ha ricevuto questa telefonata da un sedicente maresciallo dei carabinieri, appunto, che diceva che suo fratello aveva avuto un incidente stradale, dunque per risarcire il danno era necessario un rimborso, era necessaria una somma di denaro immediata. A quel punto è rientrato in casa il padre, proprio mentre era ancora in corso questa telefonata, che ha dato ulteriori indicazioni ai familiari, dicendo di recarsi davanti alla caserma dei carabinieri di Ascoli Piceno, senza però entrare e aspettare questo maresciallo. In realtà i carabinieri si sono accorti di questo anziano che si trovava lì davanti alla caserma, si sono avvicinati, hanno chiesto se ci fosse qualche problema e subito si sono accorti che si trattava di una truffa. Nel frattempo il giovane però era andato anche in casa di questa famiglia di Folignano, che dicevamo, riuscendo a farsi consegnare 50.000 euro in contanti che erano frutto di una eredità che avevano ricevuto poco tempo prima. Insomma, per farla breve, i carabinieri sono riusciti a intercettare l'auto del fattore che alla vista delle gazzelle ha lanciato questo zaino con all'interno i soldi. Questi sono stati recuperati e lui è stato bloccato e arrestato, appunto un truffatore anche senza cuore, poiché è andato a colpire una famiglia con un disabile. Mentre caso a Benedetto del Po c'è una truffa anziana e qui invece le due patrici si sono incaricate dalla parrocchia per andare a recuperare invece per la beneficenza. Dimmi pure Daniela. No, ti sentivamo un pochino a scatti, quindi volevo rientrare un attimo per commentare e prima che ci racconti quest'altra storia, come noi costantemente, giornalmente affrontiamo argomenti di truffa non solo nel telegiornale ma anche nei nostri spazi di Vera Mattina o della diretta, proprio perché insomma, come potete vedere, insomma, persone che potrebbero tranquillamente accorgersi di essere truffate, come quest'uomo
di 67 anni che comunque si reca dai carabinieri per poi essere sotto il naso raggirato per andare a ritirare quella che era il bottino di un'eredità. Quindi sappiate che insomma nonostante voi siate delle persone consapevoli e che si accorgono, i truffatori sanno molto bene come manipolare tutti quanti noi, quindi vi chiediamo sempre molta attenzione e vi raccontiamo quelli che sono i fatti che accadono per farvi capire come siano anche semplici a volte le situazioni che alle quali siete chiamati insomma a rispondere, no? E magari non vedete niente di male nel quello che vi dice un uomo di andare dal maresciallo, quindi interpella anche l'ausilio del fittizio del supporto delle forze dell'ordine per poi raggirarvi. Quindi siate cauti sempre, prendete le distanze, nessuno vi viene a chiedere né soldi a casa né del supporto di alcun genere, e quindi sinceratevi sempre magari attraverso una telefonata preventiva alle forze dell'ordine. Lo facciamo sì, poi quella del falso incidente è una purtroppo delle strategie più utilizzate, perché esatto, si crea anche una situazione di allarme nella persona, perché si vuole aiutare il familiare che si pensa sia in quel momento in difficoltà. Beh, neanche veramente quando durante i rapimenti ti chiedono il riscatto così immediato, quindi insomma immediato. Sappiate che sono delle truffe. Invece, come ci dicevi, finge la raccolta fondi per la parrocchia mentre poi la complice ruba dell'oro a un'anziana. Fortunatamente sono state arrestate. Esattamente, questo episodio è accaduto in Via Ferri lo scorso 21 febbraio. Si tratta di una via di San Benedetto proprio vicina a una parrocchia, quella di San Filippo Neri. Dunque l'anziana in buona fede ha creduto appunto potesse essere una raccolta di indumenti, insomma di beni necessari proprio per i poveri che le Caritas diocesane appunto aiutano. Invece, mentre questa signora, questa truffatrice, distraeva l'anziana, un'altra complice si introduceva in camera da letto per appunto fare razzia, come sempre, di soldi, oro, monili, insomma, di vari gioielli. Quando l'anziana si è accorta che c'erano dei rumori nella stanza accanto, appunto, ha iniziato a gridare. E subito le due truffatrici sono scappate da questa casa, e anche nel quartiere si è creato un certo allarmismo, una certa preoccupazione. Fortunatamente i presenti hanno annotato la targa di quest'auto bianca sulla quale sono salite le truffatrici, e grazie alle indagini del commissariato guidato da Andrea Crucianelli poi si è riusciti insomma a risalire a queste due donne che risiedevano nel Teramano, che sono ora state ristrette nel carcere di Castrogno. Ebbene, infatti anche questa è una situazione che, della quale siamo spesso a parlare, insomma Rossella, noi quando raccontiamo di cronaca, chi dai territori o chi legge il telegiornale che si trova sempre a sottolineare queste notizie, ci rendiamo conto che sono sempre molto similari pur avvenendo nei territori diversi, quindi l'attenzione deve rimanere sempre molto alta nei confronti di quelle che sono delle diciamo indicazioni o proposte che potrebbero anche destarci qualche perplessità. Noi vi rivolgiamo sempre lo stesso monito: state attenti, se qualcosa non diciamo quadra la vostra condizione, se non vi sembra del tutto normale, comunque preventivamente fate telefonate, perché noi cerchiamo sempre di dare anche indicazioni, e mi sembra che poi costantemente anche mandiamo in onda anche delle indicazioni che ci arrivano dalle varie forze dell'ordine del territorio, giusto? Sì, assolutamente. Le forze dell'ordine fanno spesso incontri, specie con queste fasce, dicevamo, deboli come gli anziani, li incontrano in parrocchia, in comune, insomma ci sono diversi appuntamenti proprio
per distribuire alle persone dei vademecum su come accorgersi di queste truffe e appunto segnalarle immediatamente ai carabinieri o appunto alla polizia. E a tal proposito io vi lascerei mandando proprio in onda un video esplicativo che riassume i principali metodi di truffe e come evitarle. Bene, grazie a Rossella Luciani, vediamo, un saluto, buon lavoro. Altrettanto, arrivederci. Abbiamo consigli contro le truffe agli anziani. Dalla finta perdita di gas all'urgente pagamento di cauzioni inesistenti, fino ad arrivare alla sorpresa di un inaspettato rimborso. Purtroppo sono tantissime le strategie adottate dai truffatori per carpire la fiducia degli anziani. I malviventi, infatti, approfittano della loro sensibilità emotiva e della fragilità fisica per conquistarne la fiducia. Contro le truffe, segui i consigli dei carabinieri. Diffida delle apparenze. Un sorriso, un abbraccio o un portamento distinto potrebbero essere un grimaldello emotivo per carpire la vostra fiducia. Attenzione ad aprire la porta agli sconosciuti. Controllate sempre videocitofono, spioncino e catenella, evitando che ad aprire la porta siano eventuali nipotini lasciati soli. Il tesserino non basta. Finti impiegati degli enti di gestione di luce, acqua, gas potrebbero averli falsificati. Limitate la confidenza al telefono. In caso di persone che vi raccontano di essere avvocati o appartenenti a forze dell'ordine, chiedendovi cauzioni in denaro per liberare dei familiari arrestati o coinvolti in incidenti stradali, prendete tempo e chiamate un vostro parente o i carabinieri al numero di emergenza 112. Limitate la confidenza su internet. Sui social e per email non diffondete dati e informazioni personali, come password o dati bancari. Non fatevi distrarre. Negli ambienti affollati, sui mezzi pubblici di trasporto, al mercato, è facile distrarre una persona con una spinta all'apparenza involontaria o una battuta spiritosa mentre si maneggia del denaro. Il tutto per creare circostanze favorevoli a ladri e truffatori. In tutte queste circostanze, ed ogni qualvolta non vi sentite sicuri, in casa o in ambiente esterno, non esitate a chiamare il numero di emergenza 112. Noi non esiteremo ad aiutarvi. Carabinieri, possiamo aiutarvi! Ed eccoci tornati in studio, questo era insomma il video dei carabinieri che noi volevamo mettere in onda proprio sulla nostra trasmissione a seguito degli articoli di cui abbiamo parlato fino adesso e che ogni tanto riproponiamo perché è giusto che arrivi un po' alla fonte nelle case di tutte le persone. Perché sono a portata quotidiana, no? Ne parliamo costantemente. Ma adesso, in attesa di collegarci con la provincia di Fermo e con il vescovo Rocco Pennacchio, intanto diamo uno sguardo a quella che è la rassegna stampa di questa mattina per commentare alcuni articoli che ci sono appunto arrivati. Falciato è successo proprio ieri pomeriggio a Senigallia, che è falciato in bici da un imprenditore, il SUV lo centra e muore sulla statale. Un'altra vittima della strada, poco tempo fa abbiamo avuto ospite anche in trasmissione proprio il Marco Scarponi, il fratello di Michele Scarponi, il famoso ciclista che è stato ucciso durante un allenamento su strada proprio da un furgoncino che purtroppo lo ha investito, e in questo caso appunto i parenti delle vittime della strada che si sono costituiti in comitato sono sempre a vigilare e a cercare di promuovere quelle che sono le sane abitudini. Ecco perché stamattina, pure parlando della riforma sul codice della strada, abbiamo sottolineato quanto insomma per i comitati che si occupano di questo diciamo questa riforma non è sicuramente congeniale o
favorevole a quelle che sono le pratiche che loro intendono per la sicurezza stradale. Quindi lo vediamo, insomma, ancora una volta a distanza di poche ore, una vittima sulla strada. La vittima è un 78enne di origine albanese che viaggiava per la strada e quindi omicidio stradale, appunto, l'automobilista è stato denunciato. Questo è un episodio che è accaduto proprio ieri, che ha destato molto clamore nella comunità senigallese e non solo. Ma poi andiamo invece a parlare di un altro argomento e cambiamo proprio registro e capitolo, un altro aspetto che per la regione Marche è diventato fondamentale soprattutto per il commercio di tutta la regione, ma specialmente di un'area che è quella anconetana nello Jesino. Appunto, adesso lo mettiamo in sovraimpressione, Amazon è il nodo della viabilità. Tranquilli, le infrastrutture ci sono. Amazon ha aperto un hub nella zona Jesina e appunto un'opportunità di lavoro per sicuramente tantissime persone, un'opportunità, un volano economico per la Regione Marche fondamentale, e adesso però la questione è tutta lì, si dibatte sul fatto delle infrastrutture, perché una struttura di tantissimi mila metri quadri che ospita tanti anche dipendenti ha bisogno di infrastrutture adeguate per poter appunto essere operante al 100%, non solo nel territorio marchigiano, perché è un hub che andrebbe a coprire tutta la parte del centro Italia e da lì partirebbero tutti quanti i prodotti che sono a disposizione e devono essere inviati. Quindi, insomma, un capitolo che ci interessa particolarmente da vicino. Andiamo a vedere un po' da vicino. Il sindaco Fiordelmondo stamattina in visita al cantiere alla Coppetella attende il vice ministro Bignami proprio per fare il punto della situazione di questo hub. Iesi è annunciata la presenza anche del vice ministro alle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami. Questa mattina è previsto l'arrivo. La notizia è passata un po' sotto traccia rispetto alla stampa e quindi, insomma, abbiamo appreso da poco questo arrivo e in questa mattinata, appunto, nel cantiere del nuovo polo logistico Amazon della Coppetella dovrebbe arrivare, dove sarà fatto proprio il punto della situazione e si vedrà anche lo stato di avanzamento dei lavori e quindi di tutta la logistica che poi prenderà campo. Bene, nel frattempo abbiamo anche in collegamento la nostra Donatella Lappa da Fermo, che questa mattina, insomma, ci parla di un argomento un po' particolare che ha visto destato anche commenti delle persone. È la seconda volta che ci ritroviamo a parlare di cartelloni, di 6x3. Donatella, ben trovata. Sei in compagnia del Vescovo Rocco Pennacchio, che salutiamo, Sua Eccellenza, e con lui proprio commentiamo questa cosa paradossale che è accaduta. A te, a voi. Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori. Innanzitutto voglio ringraziare, insomma, l'arcivescovo Rocco Pennacchio per averci ricevuti qui in Curia. Insomma, per noi è sicuramente un grande onore e ascoltare anche dalle sue parole quelli che sono i commenti un po' a questi manifesti. Ricordiamo che si tratta di una gelateria di Porto San Giorgio che ha utilizzato l'ultima cena di Leonardo in maniera, per così dire, pubblicitaria, probabilmente ignari del fatto che avrebbe destato così tanto clamore il fatto che al posto dell'Eucaristia ci fossero delle vaschette di gelato e dei coni gelato. Quindi adesso andiamo a chiedere, insomma, un po' a Sua Eccellenza qual è il suo punto di vista su questa vicenda. Buongiorno. Il mio punto di vista è, diciamo, molto semplice, molto spontaneo. Di passaggio mi sono trovato a vedere questo manifesto. La prima sensazione è stata un po' di stupore, ma semplicemente per il fatto che un'opera d'arte così bella come l'ultima cena di Leonardo fosse stata così ritoccata a fini pubblicitari. E vabbè, questo può dipendere dai gusti e dalle strategie, perché capita ogni tanto che avvenga questa tecnica, ma da cristiano, da vescovo, non potevo non rilevare come un'opera d'arte che rappresenta l'ultima cena, cioè l'istituzione dell'Eucarestia,
e poi specialmente in questi giorni, sostituire il pane o comunque mettere al centro della mensa il gelato, le coppette, le vaschette, era un modo per dire che nell'ultima cena ci fosse il corpo di Cristo, ci fosse un gelato, è la stessa cosa. Ecco, per me questa riflessione, che è nata da me evidentemente e anche dalle persone con cui mi sono confrontato, ha fatto sì di emettere un comunicato che, se lo si legge, non mi pare abbia dei toni aggressivi. Noi abbiamo scritto che l'immagine è inopportuna, non abbiamo scritto blasfema, non abbiamo scritto offensiva, sì, se non offensiva, ma appunto per sottolineare come potrebbero esserci tante tecniche pubblicitarie che possono anche evitare di toccare quanto di più caro c'è ai cristiani, cioè l'Eucaristia. E poi, Daniela, aggiungiamo proprio oggi, perché è stasera, insomma, che si celebra l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena di Cristo, e quindi, insomma, ci troviamo anche in un periodo particolarmente sensibile. Un periodo è la Settimana Santa, è la settimana più importante per la vita di ogni cattolico, eccellenza, giusto? È così. Da oggi, stamattina, ci sarebbe dovuta essere la messa crismale, che però noi per motivi di necessità l'anticipiamo a mercoledì sera, cioè la messa altrettanto importante in cui c'è l'istituzione, si ricorda l'istituzione del sacerdozio, e attraverso gli oli santi si ricorda anche che ogni battezzato è consacrato per annunciare il Vangelo. La sera del giovedì inizia il triduo pasquale, quindi giovedì l'istituzione dell'Eucarestia, la messa in cena Domini, venerdì la passione del Signore e sabato sera, notte, la veglia pasquale. Oggi ciò che attira della liturgia odierna è la lavanda dei piedi, che voglio ricordare è un rito facoltativo. È bello perché spesso si coinvolgono anche i bambini, questo rende tutto più commovente, ma il contenuto è la cosa che è più importante, e cioè che secondo i riferimenti del Vangelo di Giovanni, Gesù durante l'ultima cena a un certo punto si alzò, si cinse di una sopravveste e con un asciugatoio lavò i piedi dei discepoli, per indicare che in ultima analisi la vita del cristiano che vuole essere veramente eucaristica deve giungere al servizio, al dono di sé, al farsi carico dell'altro. Lavare i piedi era una mansione degli schiavi, e farlo nel momento in cui lo fa Gesù, lo stesso Pietro si scandalizza, questo vuole insegnare a ciascuno di noi che la fede cristiana non è un fatto esteriore o di devozione, non è sufficiente andare insomma a fare la comunione la domenica o anche tutti i giorni, se poi la vita non si trasforma in un servizio agli altri. Eh sì, questo è sicuramente un grande insegnamento che soprattutto in periodi come questi, in cui molta gente, Monsignor Pennacchio, magari si riavvicina, no, alla Chiesa, a volte per dovere di periodo, e però è comunque utile a far ritrovare quella che è la dimensione cristiana e il significato che essa ha intrinseco, ovvero anche l'umiltà nell'approccio alla vita, nel rispetto verso il prossimo, verso gli altri, in primis verso se stesso, altrimenti non si potrebbe operare anche verso gli altri. Sicuramente la speranza e la fiducia anche che abbiamo come comunità cristiana è che molto spesso ci sono persone, magari anche non apparentemente cristiane o formalmente tali, che però vivono una vita eucaristica, una vita di servizio. E quindi, per dire, il cristianesimo, a dispetto di quello che si possa pensare, negli atti, nei gesti, nella vita, è molto più diffuso di quelle che sono le esperienze che vediamo visibilmente. E il fatto stesso, lei diceva, che in questi giorni tante persone che magari durante l'anno sono state un po' tiepide si riaccostano, deve essere motivo per noi pastori di rimotivare il senso di certi riti, di certi gesti, non allungando oltre misura le omelie, evidentemente, ma cogliendo l'essenziale per far comprendere che è bello essere cristiani, e una vita così
porta a compimento non solo la nostra religiosità, ma anche la nostra umanità. Vorrei farle una domanda, perdonami Donatella, vorrei fare una domanda a Monsignor Pennacchio, ma è cambiato molto anche l'approccio e il modo di comunicare da parte della Chiesa verso i giovani? C'è un codice che si avvicina più al loro linguaggio, veloce, poco attento, insomma, in questo senso si è modificato qualche cosa, ecco. Bisogna prendere atto che il modo di comunicare tradizionale della Chiesa è sempre stato forse un po' indietro rispetto alle innovazioni che la cultura e specialmente i giovani ci presentano oggi. Indubbiamente però bisogna riconoscere che tante comunità cristiane, le diocesi, a volte spesso molti sacerdoti comunicatori sono sui social e in questo modo intercettano le attese, le necessità e anche a volte quegli interessi brevi del mondo giovanile. Questa è una strada. L'esperienza però mi dice che se l'obiettivo non è semplicemente quello di suscitare un interesse, ma di proseguire in una relazione con i giovani, ciò che funziona sempre è il rapporto personale e la possibilità con loro di condividere esperienze, di vivere insieme, magari anche per brevi periodi. Nelle Marche posso dire che questa formula che chiamiamo settimane di vita comune, che chiamiamo giorni di convivenza insieme, in cui adolescenti o giovani per alcuni giorni stanno insieme, ovviamente con dei responsabili animatori, ha sempre un grande successo. E questo è il segno che, al di là di quello che può apparire, cioè di una superficialità o velocità di comunicazione del mondo giovanile, quando però poi c'è la possibilità di stare insieme, emergono le cose migliori, che ci sono sempre nel cuore dei giovani, perché come dice il Papa, i giovani guardano avanti e dobbiamo evitare di usare sempre il termine i giovani sono il nostro futuro. I giovani sono il nostro presente, se no rinviamo sine die un loro effettivo coinvolgimento. Ecco, bene, siamo quasi arrivati in chiusura di collegamento. Ecco Daniela, abbiamo avuto appunto l'ultima, anche questo messaggio da parte di Monsignor Pennacchio che riguarda i giovani, una considerazione molto molto importante anche di quello che deve essere il rapporto diretto di chi si occupa di religione. Siamo in chiusura, ecco sì, però facciamo fare un saluto a Monsignor Pennacchio e il suo augurio di Pasqua. Sì, esatto. Ringrazio tutti, auguro a tutti una santa Pasqua e vorrei farla alla maniera ortodossa, che quando si fanno gli auguri si salutano dicendo Cristo è risorto e l'altro risponde è veramente risorto. Grazie, grazie davvero a Sua Eccellenza Monsignor. Daniela, grazie. Noi da Fermo, dalla Curia Arcivescovile di Fermo, ti salutiamo e in particolare io e te ci vediamo tra un po' per il prossimo collegamento. Grazie. Bene, grazie, grazie a Sua Eccellenza Monsignor Pennacchio, grazie a Donatella Lappa per questo inciso e soprattutto per l'augurio della Pasqua. Noi ci fermiamo soltanto qualche istante, siamo subito da voi con Vera Mattina, ancora insieme. Buongiorno, eccoci di nuovo, ben ritrovati a tutti coloro che ci seguivano da questa mattina e ben trovati e buongiorno invece a chi si è collegato soltanto ora. Mi trovo in compagnia dell'avvocato Enrico Ciafardini, avvocato legale della famiglia Maiorano, perché tra poco, buongiorno innanzitutto avvocato. Buongiorno.
Tra poco parleremo e approfondiremo un po' l'aspetto dell'ultima udienza che c'è stata nei confronti del caso di Ilaria Maiorano, la donna uccisa l'11 ottobre del 2022 per mano e per opera del marito Tariq El Gaddassi, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima andiamo a collegarci con il nostro Ciro Montanari, che ci racconta di un'altra storia dal territorio ancoretano. Ci spostiamo sulla costa, esattamente a Marcelli di Numana, dove si è verificata una situazione, come hanno titolato anche i giornali, un po' da Gomorra, così è stata definita. E Ciro, ci racconti com'è la vicenda? Sì, buongiorno Daniela. Sì, una vicenda veramente triste anche questa, incredibile, perché insomma quello che è ficcato davvero fa riflettere per tante ragioni. Che cosa è accaduto? È accaduto che in un locale sul lungomare di Marcelli di Numana un ragazzo di 17 anni in compagnia di altri amici si è recato in uno chalet e dopo aver portato delle cose da mangiare da casa si è sistemato sui tavolini e praticamente ha iniziato in quell'occasione a mangiare e a gustarsi insomma le sue cose. Il personale lo ha invitato non tanto ad allontanarsi quanto a pulire, perché insomma tutto sommato forse gli si poteva concedere anche questa possibilità, però insomma l'invito era quello di pulire, di non lasciare le cose sporche sopra il tavolino dopo aver consumato. Il ragazzo si è rifiutato di fare questa azione e da lì è scoppiata una rissa. Che cosa è accaduto? È accaduto che nel frattempo i suoi amici, gli amici delle 17enne, se ne sono andati, hanno abbandonato la struttura, insomma se ne sono andati, mentre con questo ragazzo sono volate parole grosse ed è scoppiata una rissa che insomma si è protratta per un pochetto di tempo. Poi il ragazzo ha chiesto aiuto ai genitori che sono sopraggiunti e lo hanno accompagnato all'ospedale per medicarsi, per insomma risolvere dal punto di vista sanitario la situazione che lo aveva coinvolto, che lo aveva colpito. A quel punto, dopo la medicazione in ospedale, i genitori del ragazzo, assieme al ragazzo, sono tornati allo chalet perché il ragazzo avrebbe perso una collana, quindi sarebbero andati sul posto per recuperare la collana, e qui è accaduto veramente il finimondo con titoli da Gomorra, perché a quel punto sono davvero si sono scatenate le furie un po' di tutti quanti, sono volate parole grossissime, si sono insomma verificati degli incidenti in maniera anche esagerata da tanti punti di vista, al punto che la mamma del ragazzo ha testimoniato, mamma che poi insomma è stata assolta per legittima difesa nei confronti del proprio figlio, ha raccontato insomma che volavano addirittura lettini, volavano delle suppellettili, da tante serie di cose che determinavano veramente una situazione imbarazzante, di pericolo e di disagio gravissimo per tutto questo. Allora, tutto questo ovviamente è finito con delle denunce, si è arrivati al processo e il giudice ha sentenziato, dopo l'accusa di rissa e di lesioni, ha condannato, ha assolto tutti per le lesioni. Tra l'altro in questa rissa erano coinvolti, oltre i genitori del ragazzo, una serie di persone, complessivamente 7 persone dai 24 ai 60 anni, e sono state condannate 4 persone per rissa, il papà del ragazzo che insomma era poi intervenuto a difesa e 3 ragazzi dai 24 ai 30 anni. Una situazione insomma che è andata avanti per molto tempo, sono state fatte tante valutazioni, tante indagini a riguardo, ma di certo quello che fa riflettere è che davvero per una cosa banale si è arrivati a tutto questo. Poi è ovvio che ancora possibile poter dire di chi sono le responsabilità e soprattutto per quale ragione si è arrivati a tutto quanto. Questo è davvero difficile da poter stabilire, difficile da poter giudicare da tanti punti di vista, però insomma questo è quello che è accaduto, quello che insomma si è verificato in quella circostanza. È una situazione davvero brutta, brutta per tante ragioni, però sono cose che succedono anche nelle Marche, Daniela. Eh sì, la cosa sembra clamorosa, no? Perché lungo la costa, ma in qualsiasi altro tipo di territorio, non perché sia lungo la costa, però che sia accaduto un episodio di questo tipo e soprattutto che abbia sprigionato anche così tanta violenza e ostilità, perché è quello, come anche l'argomento che abbiamo trattato questa mattina, no? Da parte dei ragazzi di Fabriano, che insomma sono insorti in una rissa facendo un vero e proprio agguato. Più che altro la violenza che si
che si sprigiona in questi casi è questa che non trova fondamento, perché diciamo che non siamo neanche abituati, no, a questo tipo di reazione, perché sono esageratamente forti riguardo magari al pretesto. Eh già, è così, è come dici tu, situazioni davvero difficili anche da commentare da tanti punti di vista, anche perché non vogliamo assolutamente, come facciamo sempre, prendere posizione né per uno né per l'altro, non possiamo renderci conto, nonostante poi insomma ci sia il giudice, ovviamente c'è il giudice a decidere, non possiamo renderci conto di chi possa aver per primo scatenato la miccia sulla base di quello che è accaduto, però insomma sono situazioni che devono perlomeno portare una riflessione, anche perché insomma probabilmente il ragazzino non doveva rispondere così quando gli hanno chiesto gentilmente di pulire dopo aver portato delle cose da casa, ma probabilmente altri non dovevano reagire in maniera più violenta del dovuto, insomma di certo ognuno ha le sue responsabilità e insomma e di certo queste sono situazioni che vorremmo veramente evitare, anche per degli spettacoli per gli spettatori, per le persone presenti che poi sono costrette involontariamente ad assistere a cose che fanno male a tutto, a partire dal turismo marchigiano. Fanno male proprio anche agli stessi marchigiani trovarsi di fronte a situazioni di questo tipo, nelle quali sei anche uno spettatore inerme, sconvolto, che a volte non è il caso neanche di intervenire se non chiamare le forze dell'ordine per sedare le questioni. Grazie a Ciro Montanari, grazie per averci dato il contributo di questo altro episodio che purtroppo racconta un'altra pagina di cronaca della nostra regione. Ti salutiamo, buon lavoro. Ecco, e nel mentre rientriamo in studio e vi avevo appunto presentato l'avvocato Enrico Ciafardini, perché si è tenuta l'udienza, un'altra udienza riguardo al processo sulla morte di Ilaria Maiorano, che ha seguito per noi la nostra collega Teodora Stefanelli. Andiamo subito a vedere intanto il servizio riepilogativo che ci mostra adesso la regia. Quella sera l'ho picchiata, è vero, ma non volevo ucciderla. Io l'amavo con tutto il mio cuore, sono le parole che pronuncia tra le lacrime Tariq El Gaddasi, l'uomo accusato di aver ucciso a calci e pugni sua moglie Ilaria Maiorano al culmine di una lite, la mattina dell'11 ottobre 2022 nella loro casa di Padiglione di Osimo. Nell'abitazione c'erano anche le due bambine piccole, figlie della coppia. Parole le sue che rimarcano l'atteggiamento aggressivo dell'uomo e la gelosia che provava nei confronti di sua moglie. L'imputato ha dato la sua versione davanti al giudice. Lei perdeva sangue dal naso, ma stava bene, camminava, è andata a sciacquarsi in bagno e poi è andata a letto in camera delle bambine. Tra i testimoni nell'ultima udienza anche diversi parenti di Tariq, tra cui il cugino, che quella sera trascorse la serata con lui. La gelosia per lui era una malattia, ha detto. I due trascorsero quella sera a bere alcol in cortile a casa di Tariq, finché verso l'una di notte i carabinieri passarono per un controllo, visto che Tariq si trovava agli arresti domiciliari. Gli stessi militari avrebbero immediatamente allontanato il cugino, che lì non doveva proprio starci. Poi, due ore dopo, alle 4 del mattino, l'imputato chiamò il cugino chiedendogli di venire perché la moglie stava male. Quando il parente arrivò in casa non vide la donna, ma El Gaddasi con una guancia sporca di sangue e poi le bambine quando entrarono nella stanza da letto. Le sentì gridare la parola mamma, a cui la donna rispose con un mugugno. Solo a quel punto l'imputato avrebbe congedato il cugino dicendogli che non c'era più bisogno di lui e che la donna sarebbe stata bene. La mattina dopo la sorella del primo teste si sarebbe recata a casa di El Gaddasi, avvertita da suo padre, perché, riporta in aula, mi ha detto che qualcosa di grosso era successo. Occhi tumefatti e mani gelide portate sul petto. Questa è la scena terribile che si sarebbe trovata davanti per poi scappare terrorizzata al piano di sotto. Cosa hai fatto, Tariq? Avrebbe chiesto al cugino. E lui, niente, è caduta dalle scale. In realtà, però, non con poca reticenza, dalle varie testimonianze emerge che Tariq non era nuovo a episodi di rabbia, episodi che si verificavano in particolare quando l'uomo beveva. Lo zio di Tariq, padre dei due testimoni, intercettato in caserma pochi giorni dopo il fatto di sangue, disse: «Pensavo l'avesse bastonata, non avrei mai creduto arrivasse a tanto». Uno è in difficoltà. Chiamare il cugino significa che c'hai un rapporto di fiducia, perché sennò la prima persona che ti viene in mente da chiamare, quindi significa che c'è un rapporto
diciamo, ulteriore rispetto a quello di semplice parentela, però questa, diciamo, è una mia congettura, che sia la gelosia, adesso in quali termini, qualcuno ha parlato di malattia, qualcuno, poi la gelosia ha talmente tante sfaccettature che insomma si può produrre in molteplici deflagrazioni. Eccoci rientrati in studio, avvocato. Insomma, la gelosia non giustifica nulla di quello che è accaduto, però ancora si raccolgono testimonianze da parte dei parenti, quello è quello che è successo proprio in udienza ieri. Sì, esatto, diciamo, siamo entrati proprio nel vivo del processo, perché abbiamo ultimato l'escursione dei testi del PM di parte civile, e quindi con l'escursione dei parenti dell'odierno imputato. E il servizio, diciamo, della tua collega è stato particolarmente esaustivo e completo, e quindi ha descritto esattamente quello che di fatto è successo. E i parenti, appunto, ecco, con qualche reticenza, qualche incongruenza, hanno fornito la loro versione dei fatti, la loro deposizione come regolarmente previsto da processo, e poi c'è stata anche l'escussione in fondo dell'imputato, come detto anche nel servizio, che a diverse domande non ha risposto, ad alcune ha risposto dando la sua versione e visione dei fatti e delle cose. Il movente, che sembra il fil rouge praticamente comune a tutti, è quello della gelosia, sembrerebbe. Ecco, un processo che è quello che si è svolto ieri, che fra l'altro è iniziato a porte aperte e si è concluso a porte chiuse, proprio perché si era un po' riscaldata l'atmosfera, no? Tra i test, coloro che dovevano rilasciare le dichiarazioni, i giornalisti poi sono stati fatti uscire fuori. La questione che più è stata fondamentale è le posizioni proprio di questi cugini, che hanno avuto anche un ruolo, seppur ai loro importante. Sì, infatti, come avevo anticipato ai miei assistiti, questa sarebbe stata un'udienza carica di pathos, sicuramente meno tecnica rispetto alle precedenti, dove erano stati sentiti appunto i consulenti tecnici, però carica di pathos emotivo, quindi con possibili ripercussioni a livello di tensione e di emozione, perché comunque si andavano a toccare un po' le corde, più che del tecnicismo, anche un po' del sentimento e delle emozioni purtroppo negative che sono conseguenti a quello che è successo. Infatti i miei assistiti erano parecchio provati, e comunque sia non è stato facile per loro rivedere i parenti del signore Gadassi e poi lo stesso signore Gadassi rilasciare la sua deposizione, e quindi si può immaginare lo stato d'animo e il pathos che loro hanno avuto, però poi direi che tutto si è svolto secondo le regole processuali, a parte questa procedura delle porte chiuse, che secondo me è stata giustamente applicata e doverosa, però visto il carico di pathos dell'udienza, però secondo me si è svolto poi alla fine tutto regolarmente e si è dato un bel contributo all'iter processuale. Ovviamente ricordiamo che di mezzo ci sono anche due minori, che ovviamente tuteliamo e teniamo da parte senza commentare, perché insomma le bambine che hanno vissuto in prima persona questa tragedia sono molto piccole, e ancora sono molto piccole, è passato poco più di un anno e mezzo, quindi insomma, però hanno dato, i parenti del marito, hanno dato un contributo importante, perché in qualche modo si sono resi testimoni, e soprattutto la cugina in questo caso è quella che nella mattina ha fatto partire l'allarme, cioè quella che ha chiamato poi le forze dell'ordine, quindi per quanto controversa la loro posizione in qualità di parenti e sicuramente legati e in qualche modo protettivi nei confronti di lui, comunque hanno dovuto rispondere a quella che era la verità e dichiarando chi era il colpevole. Sì. E hanno rilasciato delle dichiarazioni, tra cui fondamentalmente i due cugini e lo zio sono stati i più da un punto di vista incisivi, da un punto di vista della deposizione, forse
funzionali sono stati tutti, diciamo, all'iter processuale, ma forse i più funzionali sono stati loro tre, perché comunque hanno avuto comunque un ruolo, seppur diciamo non di prima linea, ma comunque che involontariamente hanno avuto un ruolo importante. Esatto, involontariamente hanno avuto un ruolo importante, hanno dovuto dire ovviamente la verità, come diciamo viene previsto fondamentalmente in sede, diciamo, processuale, e quindi ecco, qualche reticenza è stata sottolineata da molti. Mio avvocato, è venuto fuori che magari vista la reiterazione magari della violenza che Tariq operava sulla moglie e di cui la famiglia dei cugini, lo zio, ne era a conoscenza, hanno provato mai a sedarlo, a farlo riflettere? È venuto fuori questo nel processo? Questo non è venuto fuori, e in particolare, diciamo, lo zio credo che abbia menzionato il discorso relativo all'alcol e all'alcol che si ripeteva, diciamo, più volte, diciamo, ecco, non voglio dire abitudinarietà, però all'alcol che si ripeteva più volte e che trasformava poi il suo carattere, ma non è venuto fuori se ci fosse stato qualche tentativo di calmarlo, quindi presumo di no, perché non è stata fatta alcuna menzione, e nelle altre deposizioni invece l'alcol è stato menzionato, anzi non è stato nemmeno menzionato, quindi... A parte i due cugini e lo zio, chi in questo processo ha dato un contributo importante tra i testimoni? Tra i testimoni dell'ultima udienza? No, in generale. In generale io credo che un contributo molto molto importante sia stato fornito sicuramente dalle forze dell'ordine, con i vari tabulati che hanno, diciamo, sono resi molto funzionali alla ricostruzione proprio di minuto per minuto dei fatti di quella tragica serata. Ma poi un contributo veramente molto importante è stato dato dai consulenti tecnici, sia da coloro che hanno fatto l'autopsia, quindi l'esame autoptico sul corpo, ma anche dagli altri, compreso anche il consulente tecnico di controparte. Hanno dato tutti, diciamo, con la loro enorme, diciamo, esperienza ed enorme professionalità, un contributo veramente molto importante alla ricostruzione. Ecco, la vogliamo ripercorrere, no? quella notte, cioè in sostanza Ilaria non è morta subito, ha avuto diverse ore di agonia, sì, perché lei è stata comunque colpita ripetutamente e poi lasciata su una stanza. Sì, purtroppo la povera Ilaria non è morta subito, ha avuto, diciamo, un'agonia che adesso non ricordo bene il numero di ore, ma superiore alle 5 ore, tra le 5, diciamo, e le 6 ore. Dalle risultanze, diciamo, autoptiche e delle varie perizie che sono state depositate, oggetto di varia udienza, che poi, come è stato anche poi specificato in tanti servizi e in tanti articoli di giornale, è stata colpita da una serie importante, diciamo, di colpi, e aveva lividi nel volto, nelle braccia, non e negli solo atti inferiori. A mano, colpi dati da una mano, ma anche con oggetti contundenti. E dalle risultanze autoptiche non veniva fatta menzione di oggetti contundenti, ma tutti erano un pochino concordi con mani e calci, diciamo, quindi con pugni e calci. Era stata anche proprio una mia domanda relativamente alla presenza di corpi contundenti e all'utilizzo. Non è emerso nulla. Comunque, diciamo, la sequenza di colpi è stata importante, perché poi, come si vede dalle foto, insomma, era veramente tumefatta quasi nella totalità del corpo, arti superiori, magari qualche chimosi da difesa. E poi, Tariq, in questo senso, poi nella sua deposizione anche ultima, non ha fatto menzione alla gelosia, giustificando quello che è un'azione che non ha visto così spropositata, ovviamente. Sì, forse lui dal suo punto di vista, diciamo, ha descritto quella sera in maniera molto diversa rispetto, diciamo, alle altre descrizioni che sono state fatte sia prima dai consulenti tecnici che poi da altri testi, e in sostanza sostiene ancora il discorso della caduta dalle scale, quindi sì, sostiene, diciamo, di
come ha detto, di averla colpita con qualche schiaffo, ma che mai si sarebbe aspettato, diciamo, quello che poi si è verificato il giorno successivo, quindi di trovarla così piena di lividi e chimosi, dice, una, come se fosse, diciamo, un'altra persona. Certo. E quindi ecco, questa è, diciamo, la sua versione dei fatti. Qual è la posizione al momento, qual è il sentimento di Daniele e suo fratello e della mamma Ilaria, che sono, assistono a tutti i processi e quindi hanno assistito anche all'ultimo, che come ha detto lei ha portato anche una carica emotiva molto forte? Il sentimento dei miei assistiti è un sentimento, diciamo, di, ovviamente, di dolore e di sconforto per quanto è accaduto, anche se poi è passato il tempo, ma questo è un dolore che purtroppo non passa mai, si può modificare, si può attenuare, però non passa mai. Loro hanno, diciamo, questa voglia, diciamo, di sapere, di essere a conoscenza di tutto quello che accade nell'iter processuale, perché il loro obiettivo finale è quello di avere giustizia per Ilaria, e quindi ecco, questa speranza, questo obiettivo è quello che poi gli dà sostegno, ma indubbiamente sono provati da tutto questo iter, che insomma è abbastanza corposo e stressante anche per loro. Ecco, vediamo anche in sovrimpressione le immagini che abbiamo raccolto nel tempo, pochi giorni dopo che si è verificato l'episodio, abbiamo la fiaccolata, tutta la comunità di Osimo si è stretta nei confronti della famiglia, ricordiamo anche le parole del sindaco Pugnaloni, che fra l'altro compagno di scuola alle elementari di Ilaria Maiorano, che si è subito messo a disposizione, da subito si è mostrato vicino alla famiglia a supporto anche di tutte le varie iniziative. Questa è una fiaccolata che è avvenuta nel centro città poche sere dopo, e che insomma a cercare di sensibilizzare contro quello che era accaduto a Ilaria, ovvero l'ennesimo femminicidio, perché di questo si parla, cioè continuiamo a parlarne, continuiamo a sottolineare quelle che sono le situazioni e le condizioni che portano tante donne a casi estremi come questo, ma bisogna comunque sensibilizzare tutti, perché dobbiamo, qualora ci accorgiamo che qualcosa non va all'interno della famiglia o che qualcuno della nostra famiglia non sta vivendo bene una relazione, dobbiamo essere noi anche presenze attive per supportare chi non riesce poi invece a trasferire, a dire, a confidare quelle che sono le brutture che sta vivendo, un rapporto magari violento, per paura di denunciare il proprio partner. E poi le cose, vediamo come finiscono. Avvocato, adesso si procederà con la prossima udienza, chi, quando ci sarà, e soprattutto come si procede, chi verrà ascoltato? La prossima udienza è abbastanza vicina, perché si sarà il 5 del mese successivo, quindi il 5 aprile, quindi venerdì prossimo, verranno ascoltati gli ultimi testi, quelli del difensore dell'imputato, e quindi adesso non so che numero, diciamo, sarà comunque l'udienza che verosimilmente chiuderà il dibattimento, e quindi poi si aprirà, diciamo, la discussione, e andremo verso le fasi finali del processo. C'è un'agenda già in programma, no? Sì, ci sono due date, questa del 5 per l'escursione degli ultimi testi, e poi c'è una data del 7 maggio dove verosimilmente si terrà la discussione, quindi entreremo nella fase, ci incanaleremo nella fase conclusiva, diciamo, del procedimento, e quindi siamo, non dico in dirittura d'arrivo, ma comunque siamo entrati abbastanza nel clou del iter processuale. La vorrei salutare con una battuta: che cosa si aspetta? E mi aspetto, diciamo, giustizia appunto per la povera Ilaria, anche in ottemperanza appunto del pensiero e dell'auspicio dei miei assistiti. Ma poi mi aspetto soprattutto che questi femminicidi non accadano più, o comunque fondamentalmente ci sia un'attenzione diversa e si riescano a riconoscere prima dei segnali all'interno appunto delle coppie, delle famiglie, ma anche di coppie che ancora non sposate, di coppie che semplicemente vivono insieme, e che le donne siano, che tutto questo serva per aiutare, diciamo, le donne a riconoscere i primi segnali, perché c'è sempre un inizio e poi è sempre purtroppo un'escalation. Ecco, mi auguro questo. E per quanto riguarda la pena, che cosa si prevede?
Per quanto riguarda la pena, stante diciamo le aggravanti che sono molteplici, si presume diciamo la pena massima, però ecco. Poi non mi sbilancio diciamo in un terreno che è di competenza dei giudici e della corte d'assise, però ecco, la previsione diciamo, e questo si può fare, è la pena massima. Comunque l'auspicio è sempre che si tratti di una pena che dia giustizia comunque alla vittima. Quindi così. Grazie all'avvocato che è stato nostro ospite questa mattina, l'avvocato Enrico Ciafardini, legale della famiglia Maiorano. Noi torneremo ad invitarla qualora ci saranno delle insomma, ulteriori novità. Intanto la ringrazio e la saluto. Noi ci fermiamo solo per qualche istante, ma torniamo tra poco per l'ultimo momento finale insieme, l'ultima mezz'ora con tanti argomenti interessanti e che vi dico solo, preparate carta e penna. Eccoci ritornati in onda appunto per l'ultimo momento qui a Vera Mattina per parlare di vari argomenti. Intanto ci colleghiamo con il Fermano, dove c'è ancora la nostra Donatella Lappa che ci racconta un fatto di cronaca davvero spiacevole, orribile, non spiacevole, questa è la parola adatta, orribile. Una sì, donna, ci sono. Eccola, la sentiamo che è in onda. Donatella, ben ritrovata. Allora, introducevo l'argomento, un fatto orribile che si è verificato nel Fermano, perché questa donna straniera è stata invitata dal suo presunto fidanzato a venire in Italia per una vacanza, ma poi si è ritrovata a doversi prostituire con le foto hard poi messe sui siti di proposito. Che cosa ci racconti nello specifico? Allora sì, come hai anticipato tu, io anzitutto mi trovo nel quartiere di Lido Tre Archi, perché poi purtroppo la vicenda si è risolta qui, per così dire. Parto dalla fine, quando la polizia ha ricevuto insomma il grido d'allarme di questa donna, che adesso vi spiegherò in quale maniera, ed è riuscita a fare irruzione nell'appartamento in cui la giovane donna, 25enne, veniva tenuta segregata appunto per prostituirsi. La vicenda ha inizio nei giorni di San Valentino, quindi poco tempo fa, quando questi due ragazzi nel loro paese di origine si sono conosciuti e, come succede a moltissimi giovani, hanno iniziato a frequentarsi e si sono innamorati. Poi ad un certo punto, circa un mese più tardi, intorno al 18 di marzo, lui le propone di partire per un cosiddetto viaggio d'amore in Italia. Nulla di più naturale e normale in una coppia che si vuole bene di voler fare un viaggio insieme. E lei, carica di entusiasmo, di speranza, di amore, parte per l'Italia per questo viaggio che preludeva ad un futuro insieme. E invece è stato l'inizio di un incubo, perché appena arrivata in Italia è stata sistemata, tra virgolette, in un appartamento proprio qui nel quartiere di Lido Tre Archi, del quale purtroppo ci troviamo a parlare molto spesso, sicuramente non per vicende positive, ma per appunto la criminalità che comunque qui abita, senza mezzi termini possiamo dirlo, e quindi viene segregata in questo appartamento, costretta a fare delle fotografie che poi verranno utilizzate dal suo presunto fidanzato come una sorta di videocatalogo da mettere online perché poi i potenziali clienti potessero sceglierla, e poi viene costretta a prostituirsi. Questo in questa vicenda dolorosissima, terribile, che assomiglia a tante altre vicende che si sono verificate in passato, delle quali però da un po' non sentivamo più parlare. In questa disgrazia capitata a questa ragazza c'è stato il fatto che insomma questo circuito di prostituzione in cui ha cercato di avviarla
l'ha portata a dover avere a che fare soltanto con un cliente. Poi lei, attraverso il suo cellulare, in un attimo di distrazione probabilmente di quest'uomo, di questo ragazzo, è riuscita ad inviare un messaggio con una richiesta di aiuto ad una sua amica e connazionale che però si trovava a Manchester. E questa ragazza, ricevendo questo messaggio di aiuto, di richiesta di aiuto da parte della sua amica, si è subito rivolta all'Interpol, che ha geolocalizzato il cellulare e quindi ha contattato i colleghi italiani della questura di Fermo. E questa rete di polizia internazionale, questo circuito virtuoso, ha portato gli uomini della questura a fare irruzione nell'appartamento. La ragazza in lacrime ha abbracciato gli agenti appena li ha visti e li ha proprio accolti come salvatori, e poi è stata soccorsa, è stata aiutata e al momento si trova in una residenza protetta per poter cercare di pensare di riprendere una vita normale. È chiaro che la ragazza continua ad avere paura. Perché continua ad avere paura? Ha paura per la sua famiglia, che è rimasta nel paese di origine, nell'Europa dell'Est, e teme, trattandosi di un suo connazionale, che lì possa funzionare una rete che possa, insomma, rivalersi sui suoi cari in patria rispetto a quello che lei ha cercato di fare, semplicemente, più che per punire lui, semplicemente per salvare se stessa. E quindi il ringraziamento va sicuramente alle forze dell'ordine, all'Interpol, agli uomini della questura di Fermo, ma da un punto di vista umano e personale all'amica che si è adoperata e prodigata per salvarla, senza neanche poter lontanamente immaginare che la richiesta di aiuto fosse per una vicenda così grave e così dolorosa. Bene, Donatella, questo è una cosa, un episodio sconcertante, orribile, che si è svolto, diciamo, nella sfortuna della situazione. Possiamo dire che si è risolto anche nel giro di pochi giorni, perché sono partiti per la vacanza il 18 marzo, il tempo di arrivare, e infatti hai sottolineato purtroppo solo tra virgolette quello che possiamo chiamare un cliente, è stata costretta ad avere rapporti questa ragazza, ma la rete ha funzionato ed è stata tempestiva ed immediata una volta mandato l'allarme e il soccorso. Sì, una rete assolutamente efficace di polizia internazionale. Questo deve contribuire ad accrescere la fiducia da parte dei cittadini nelle forze dell'ordine, perché in una situazione come questa, che speriamo non accada mai più a nessuno, ma in tante altre situazioni, anche molto più semplici e quotidiane di emergenza, devono sapere che possono contare sulle forze dell'ordine, quindi di non avere mai alcuna remora a rivolgersi al numero unico per le emergenze 112, al quale risponderanno o gli uomini della polizia o gli uomini dell'arma. Grazie a Donatella Lappa, che è da Lido Tre Archi, frazione di Fermo, quartiere di Fermo, ci ha dato il contributo di questa notizia. Grazie e buon lavoro, rientriamo in studio. Grazie a te, buon proseguimento di trasmissione con il tuo ospite. Ebbene, come ospite, ho un ospite che arriva proprio dal territorio fermano. Cambiamo assolutamente registro, perché vi avevo anticipato, prendete carta e penna, non so quanto sarà utile, però intanto qualche appunto ve lo potrete fare. Sono in compagnia del consigliere regionale Marco Marinangeli, appunto consigliere originario del Fermano, e quindi con lui parliamo di un argomento che invece ormai sta molto a cuore alla Regione Marche. Ben trovato. Grazie, grazie dell'invito e bentrovati agli ascoltatori. Allora, parliamo di quello che è un argomento che tiene banco ultimamente, grazie alla appunto legge proposta, accolta dall'assessore Andrea Maria Antonini sul Marche, Regione Marche, terra di benessere, e su questo filone si sono cominciati ad esprimere anche tante idee e tanti propositi, e un'altra proposta di legge appunto accolta è stata quella proprio del
consigliere Marco Marinangeli, perché adesso siamo la prima regione in Italia, le Marche appunto, nella quale è nato un registro delle ricette a tutela di quello che è il patrimonio enogastronomico e non solo. Dopo l'oleoturismo e l'enoturismo arriva anche un decalogo, insomma, per conservare quelle che sono le ricette preziosissime, direi, marchigiane. Assolutamente, ricette e direi anche tradizioni, e giustamente hai sottolineato un po' il fil rouge della strategia che questa amministrazione regionale, che è partita poi con l'assessore Garloni e poi continuata dall'assessore Andrea Maria Antonini, ha proprio questo senso, questo sviluppo di tutta una serie di caratteristiche che possiamo vantare e tradurle poi in un'azione che possa generare sviluppo non solo nel settore specifico, che potrebbe essere l'agroalimentare, che potrebbe essere quello della ristorazione, ma anche e soprattutto quello turistico. Per arrivare qui siamo partiti dalla consapevolezza di alcuni elementi oggettivi, cioè dal fatto che in maniera orgogliosa, diciamo, di avere prodotti enogastronomici di livello altissimo, di assoluta qualità. Voglio ricordare che le Marche, tra l'altro, è la prima regione in Italia con agricoltura bio, sì, quindi sì. Questo è un elemento che ci aiuta. Poi abbiamo notato un comparto, quello enogastronomico, in forte fermento, dinamismo e di qualità, ne sono testimonianza anche i tanti chef stellati che abbiamo. Faccio un esempio: Porto San Giorgio, un comune di 16.000 abitanti da dove io provengo, ci sono due chef stellati, quindi è un settore dove c'è una grande passione, una grande evoluzione, e soprattutto siamo partiti dal fatto che oggi il turismo delle Marche, il comparto enogastronomico è fondamentale, è importantissimo. Ne sono testimonianze il fatto che circa un quarto dei nostri turisti vengono nelle Marche per motivi enogastronomici. Questo significa chiaramente, da un lato, che abbiamo qualità da presentare, e dall'altro è un impegno nostro come amministratori, come regione, quello di scommettere, di investire in un settore già forte di per sé. Questo della valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana ne è un'ulteriore conferma rispetto a quelle che sono state altre scelte legislative, che sono, tu hai ricordato, l'enoturismo, l'olioturismo, la legge sui borghi che si aggancia a questo discorso, la legge sul benessere e, non ultima, io sono stato presentatore anche di una legge sulla dieta mediterranea, partendo da alcuni elementi oggettivi che possiamo vantare, partendo da provincia di Fermo, ma non vuole essere una cosa restrittiva, legata solo a un territorio, ma partire da elementi oggettivi veri per poter dire che le Marche sono una regione dove la qualità della vita è di altissimo profilo. Ricordo che a Magliano di Tenna, comune della provincia di Fermo, è nato ed è tumulato il professor Fidanza, Flaminio Fidanza, che è stato il braccio destro di Angel Case, il profeta della dieta mediterranea, e nel comune di Monte Giorgio c'è stato un monitoraggio che è durato per alcuni decenni su circa poco meno di 1.000 persone che hanno appunto testimoniato la bontà, la qualità non solo di uno stile alimentare, ma soprattutto, perché quando parliamo di dieta mediterranea parliamo anche di stile di vita. Ecco, esatto. Noi vogliamo rappresentare, partendo da questi dati oggettivi, e rientriamo nel tema della cucina marchigiana, per poter trasmettere un messaggio di qualità, un messaggio di stile di vita e di benessere. Questo è un po' la filosofia. Ecco, probabilmente era necessario, ovviamente, per tutelare quello che è un territorio ricco di tante peculiarità e così tanto diverso nelle sue sfaccettature, come nelle sue province, 5 province e 5 peculiarità diverse. Però è utile anche perché fondamentalmente in Italia, diciamo, sono
emergono quelle che sono le ricette, le tradizioni di altre regioni italiane, pur non avendo dovuto diciamo, fare una legge apposita per poterle valorizzare. Questo quindi va a tutela e mette sullo stesso piano quelle che sono le tradizioni nostre. In qualche modo riesce a far emergere anche la nostra regione a livello di tante altre, come che ne so, la tradizione romana vuole con l'osso buco, la carbonara, certo. O insomma tante altre ne potremmo citare. Sì, sì, sì. Sì, il senso è proprio questo, perché è evidente che noi non ci inventiamo nulla, le ricette ci sono, sono lì da moltissimi anni, da decenni. Quello che noi cerchiamo di fare è proprio di fare un'attività di coordinamento, un'attività di coinvolgimento, perché quello che andremo a fare lo faremo in stretto contatto e collaborazione con non solo i ristoratori, gli chef, ma con tutte le associazioni che si occupano di questa attività di enogastronomia, che cercano comunque oggi in autonomia, con mille sforzi, di promuovere quella ricetta, quel territorio che è legato a quella ricetta. Ecco, il lavoro nostro è quello di ampliare, di coordinare e poi utilizzare il brand Marche, come lo facciamo per altre iniziative, proprio per cercare di far emergere, di far conoscere, di promozionare anche questo settore, perché, ripeto, ha delle potenzialità oggettivamente di qualità assoluta ed è un elemento di traino turistico fondamentale. I numeri ci dicono questo. Quindi questo è un aspetto su cui questa amministrazione, a cominciare dal presidente Acquaroli, che è, tra l'altro ha mantenuto la delega del turismo, con l'assessorato, e qui Andrea Maria Antonini sta facendo un grandissimo lavoro di qualità e, ripeto, anche nelle modalità, perché partiamo dal presupposto che le cose non si fanno da soli, bisogna farsi, tra virgolette, aiutare da chi vive quel mondo, da chi fa quell'attività ogni giorno. È quello che cerchiamo di fare già a partire dalla seconda commissione, la nostra commissione, che è commissione sviluppo e si occupa di queste tematiche, e lo facciamo in maniera organica. Questa modalità siamo convinti che ci consentirà di arrivare a far conoscere quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre bellezze, perché quando noi parliamo di alimentazione parliamo di borghi, parliamo di un territorio. Parliamo, infatti sottolineerei proprio questa parola, parliamo, perché il cibo è linguaggio, è un linguaggio molto potente, è un linguaggio trasversale, è un linguaggio che diciamo non ha bisogno di traduzione, non parla una lingua sola ma ne parla tante, cioè il poter gustare, degustare, conoscere quelle che sono le ricette, è un viaggio che può portare le Marche nel mondo e viceversa, lo abbiamo visto con tante iniziative, una delle quali si è tenuta sempre a Fermo, che è stata patria e battesimo, ha tenuto a battesimo questo evento che racchiude tante peculiarità e insomma del territorio. Abbiamo visto quest'anno è stato per esempio ospite di questo appuntamento il Giappone, perché in Giappone già si è aperta da qualche anno una strada, una traiettoria, un legame forte con le Marche, addirittura conoscono molte delle ricette marchigiane, questo ci stupisce ed è un po' l'attività che si andrà a fare in questa direzione, mi pare di capire. Sì, consentimi di dire orgogliosamente che questa amministrazione regionale sta puntando molto su questa attività di promozione, perché partendo dal presupposto che abbiamo la regione più bella d'Italia, in assoluto, dove ci tengo a dire si vive benissimo, ma dobbiamo colmare, e credo che lo stiamo facendo, i numeri quantomeno ci confermano questo, quel gap che non ci consente di far uscire fuori dai nostri confini regionali la conoscenza e quindi apprezzare quanto di buono abbiamo. I numeri, attraverso delle scelte legislative che abbiamo fatto, certo, ma ci tengo anche a dire, alle scelte legislative sono poi succedute delle scelte che hanno impattato sul territorio. Parlo ad esempio dell'iniziativa Dalla Vigna alla Tavola. Sì. Ecco, quella è un'iniziativa dove abbiamo accolto 18 progetti su tutta la Regione Marche, dove abbiamo messo anche dei fondi importanti finanziari, 708.000 euro. Ecco, quella è un'iniziativa che nell'arco della regione rappresenta ben 220 eventi
e coinvolge ristoranti, cantine, birrifici da quest'anno, ma anche, non ultime, agenzie di comunicazione, perché il passaggio sta proprio lì. È fondamentale. Cioè, sì, abbiamo delle belle cose, ma se poi non siamo capaci di trasferirle, rimane qualche cosa che ci raccontiamo tra noi, e invece noi vogliamo usare questo volano per uno sviluppo economico, di un benessere allargato di questa regione. E credo che i numeri ci diano ragione, perché il 2022 è stato l'anno record delle presenze, il 2023 ci siamo confermati sul 2022, ma con un dato fortemente incoraggiante, che è quello di aver avuto turisti stranieri in incremento del 10,4%. Quindi un gran lavoro si sta facendo, ce ne aspetta altrettanto, però eccolo, facciamolo insieme, lo dobbiamo fare con gli operatori, con gli addetti ai lavori, quello che facciamo ogni giorno. Io non so perché, ma tanto quando si parla di cibo si stimola a qualsiasi cosa. Io approfitto per ringraziare anche la nostra regia, Francesco Marconi, che si è subito prodigato nel mandare tutte quelle immagini di, delle bontà marchigiane, delle tipicità. Abbiamo visto i vinci sgrassi, stiamo vedendo le immagini, che ha subito trovato immediatamente, non è che ci ha voluto molto, non l'aveva preparato, è stimolato, quindi grazie alla regia, sempre pronta e puntuale. Siamo alle ultime battute, mancano veramente pochi minuti, e quindi parlato della legge, parlato insomma di quelle che saranno le ricadute, degli effetti, dell'importanza di questo percorso intrapreso dalla Regione Marche, adesso parliamo però di ricette. Ci sarà un vero e proprio ricettario, una sorta di ricettario che si potrà anche consultare per marchigiani? Sì, ci sarà, e qui andiamo nei dettagli tecnici, ci sarà un registro, ci sarà, dove saranno chiaramente inseriti tutti i menù e i prodotti della cucina marchigiana, ci sarà una commissione di valutazione che di volta in volta valuterà l'inserimento di... E lì le mani alzate per far parte della commissione di valutazione, esatto, sono tante. Però anticipo che nella commissione, noi tra l'altro nella legge deleghiamo la giunta a sviluppare questa attività, ma con una caratteristica ben evidente di creare una commissione più allargata possibile. Quindi Ci si iscrive? No, sto scherzando, la sto buttando un po' a ridere, perché ovviamente è un argomento che interessa a tutti. Comunque... Poi siamo ormai vicino all'ora di pranzo, perché sono le 11, quindi le immagini scorrono, piatti ci stimolano. Incoraggianti. Tra carne e pesce siamo veramente capaci di produrre veramente delle eccellenze. Che poi ogni provincia della nostra regione, che io intendo sempre nella sua interezza, anche questo è un messaggio che mi piace sempre rappresentare. Io vengo dalla costa, vengo da Porto San Giorgio, ma per primi agli operatori della costa dico: dobbiamo pensare le Marche nella loro interezza, dal mare alle montagne. Quindi se noi riusciamo tutti a avere la consapevolezza che questo è un unico territorio da poter offrire ai turisti, e lo possiamo fare veramente, quindi senza pensare in maniera miope al proprio orto, al proprio spazio, noi avremo uno sviluppo turistico molto molto qualificante e importante per i prossimi anni. Poi siccome ci gusteremo... manca un minuto alla chiusura della nostra trasmissione, io vorrei chiedere, si inizierà da qualche ricetta? C'hai in mente la prima ricetta da trascrivere? Non allora, so se è su io, preferenza. Le mie preferenze, senza offendere nessuno, è spazio dalla carne al pesce, allora c'è il brodetto, di pesce, che poi ognuno fa il suo brodetto, il brodetto all'anconitano, il brodetto alla sangiorgese. Poi ci sono i maccheroncini di Campofilone, che sono un'eccellenza, patrimonio. Un patrimonio, e anche lì siamo riusciti a favorire il consorzio dei produttori, dei pastifici. Ma poi ci sono i vinci sgrassi, ci sono le olive all'ascolana, che sono fatte con un'oliva particolare, tenera, il ciauscolo. Cioè, se noi riusciamo a trasmettere all'esterno questo tipo di prodotti, io sono sicuro che i turisti arriveranno in quantità industriali a questo punto, non più artigianali ma industriali. Bene, sarebbe veramente qui mettere un freno a questa conversazione è complicato. Comunque io poi scusami, poi
il mio fisico adesso non so se si vede. Ma dopo in contrasto con la dieta mediterranea, non specifichiamolo, consigliere, perché dopo qui entriamo in un terreno scivoloso, però la ringrazio davvero. Grazie a voi. È davvero voi. Stato un piacere anche raccontare questa cosa importante e fondamentale per appunto la divulgazione della nostra regione, la declinazione sotto tanti altri aspetti importantissimi come quello del cibo. Noi siamo veramente ben felici di avervi raccontato tante cose. Vera Mattina è giunta alla conclusione. Saluto il consigliere regionale Marco Marinangeli della seconda commissione e noi vi salutiamo. Vi lasciamo a domani con Vera Mattina e la nostra Stefania Serino, adesso alla consueta programmazione di Vera TV. Grazie. Grazie.